Meghan Markle è di nuovo nel mirino dei tabloid inglesi, la duchessa è stata ipercriticata dopo il viaggio in Colombia. Il rapporto tra Meghan Markle e la stampa britannica non è mai stato semplice. Dopo un primo periodo in cui Meghan era letteralmente osannata dai tabloid, e salutata come la portatrice di una nuova era per la royal family, la duchessa è diventata un costante bersaglio per critiche molto aspre. Nella maggior parte dei casi, la stampa britannica ha additato Meghan per avere una personalità indisponente e soprattutto per non essere all'altezza della compostezza, dell'eleganza e della formalità che si richiedono tradizionalmente a un membro della famiglia reale. Le cose sfociarono addirittura in commenti razzisti che sono stati al centro di un contenzioso legale tra il principe Harry, che ha stravinto la causa, e alcune testate particolarmente feroci nei confronti di Meghan. Meghan sotto accusa, i suoi look costano troppo. Nonostante tutto, però, i tabloid britannici non sono diventati più accomodanti con la duchessa di Sussex, soprattutto da quando ha lasciato il Regno Unito per diventare una sorta di fake royal. I britannici infatti non perdonano a Harry, e soprattutto a Meghan, la scelta di continuare a comportarsi e a organizzare eventi come se facessero ancora parte della royal family. I tour internazionali che i Sussex stanno compiendo, per esempio, sono molto criticati. Se c'è una lezione che Meghan Markle ha imparato nel corso della sua permanenza, lampo nella royal family, appena un anno e mezzo, è che il look di una royal sarà analizzato in ogni singolo dettaglio e potrà anche veicolare messaggi importanti, soprattutto quando si tratta di comunicare con nazioni e popoli molto lontani. Per questo motivo Meghan ha scelto con grande attenzione il look del suo viaggio in Colombia, copiando ancora una volta una tattica utilizzatissima da Kate, scegliere abiti di stilisti e piccoli brand locali da alternare a abiti di firme inglesi e internazionali. Nel suo viaggio in Colombia Meghan si è affidata agli stilisti colombiani Johanna Ortiz, della quale ha indossato un abito con ricami tradizionali, Juan de Dios e Andrés Otalora. Il primo look con cui la duchessa si è mostrata in Colombia però era disegnato da una delle firme preferite della Markle, Veronica Beard. Anche per quanto riguarda gli accessori l'ex attrice ha optato per firme di primo piano come Acquazzurra, Manolo Blahnik, Jimmy Choo e Chanel. Bisogna anche dire che Meghan ha formato un look utilizzando anche una camicetta senza maniche di mango, disponibile in vendita al pubblico al modico prezzo di 20 euro. Un perfetto compromesso tra grandi marchi e piccolissimi prezzi. Nonostante tutto, però, per la stampa inglese è stato tutto too much. Secondo i calcoli degli esperti, gli outfit del primo giorno di viaggio sono costati 45.000 euro, mentre quelli del secondo giorno 23.000 euro e il terzo giorno 31.000 euro. Il quarto giorno Meghan ha indossato abiti per un valore contenutissimo, appena 4.000 euro. È però il totale a essere una somma da capogiro, 105.000 euro per 4 giorni di viaggio. We'll be right back.